Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 1, 30 gennaio 1906. Figlia mia, quanto è necessario che l'anima sia costante nel fare il bene che ha incominciato, perché sebbene l'anima tiene principio, ma non avrà fine, e non avendo fine è necessario che si uniformi ai modi dell'Eterno Iddio. Il Dio è giusto, è santo, è misericordioso, è colui che contiene tutto. Ma forse un solo giorno? No, sempre, sempre, sempre. Così l'anima non deve essere un giorno paziente, umile, obbediente, e un altro giorno impaziente, superba e capricciosa. Queste sono virtù spezzate, è un mescolare nero e bianco, luce e tenebre, tutto è disordine, tutto è confusione, modi tutti dissimili dal suo creatore. In detta anima c'è guerra continua perché le passioni le fanno guerra, perché vedendosi nutrite spesso spesso, sperano di essere loro la vittoria. I demoni, le creature ed anche le stesse virtù, vedendosi deluse,
Le fanno guerra accanita e finiscono col nausearla. Se si salvano dette anime, oh, quanto avrà da lavorare il fuoco del purgatorio! Invece per l'anima costante tutto è pace. Già la sola costanza fa stare tutto a posto, già le passioni si sentono morire. E chi è che, essendo vicino a morire, pensa di far guerra a nessuno? La costanza è spada che mette tutto in fuga, è catena che lega tutte le virtù in modo che si sente da esse carezzata continuamente. Ed il fuoco del purgatorio niente lavorerà, perché la costanza ha ordinato tutto e l'ha fatta simile ai modi del creatore. Capitolo secondo. 9 febbraio 1906. Continuando il mio solito stato, appena l'ombra ho visto del mio benedetto Gesù, tutto afflitto e quasi in atto di mandare castighi, io nel vederlo ho detto: nel modo come è stato, chi potrà scampare non solo dai castighi, ma anche dalla stessa salvezza? E lui, cambiando aspetto, ha detto: figlia mia, l'unione delle opere umane con le mie è garanzia per salvarsi. Perché se due persone lavorano in un medesimo terreno, il lavorare in quel terreno è garanzia che ambedue dovranno raccogliere. Così chi unisce le sue opere con le mie è come se lavorasse nel mio terreno. Quindi non dovrà raccogliere nel mio regno. Forse dovrà lavorare unito con me nel mio terreno e dovrà raccogliere in un regno a me del tutto estraneo? No, certo. Capitolo 3, 12 febbraio 1906. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentiva tutta oppressa per la predicazione del mio benedetto Gesù, onde quando appena è venuto e mi ha detto: figlia mia, tutte le altre virtù nelle creature fabbricano un muro di determinata altezza, ma il muro dell'anima che vive nella volontà di Dio è un muro tanto alto e profondo che non si trova né la profondità né l'altezza. Ed è tutto d'oro puro e massiccio, non soggetto a nessun malanno, perché essendo questo muro nel volere divino, cioè in Dio, Dio stesso lo custodisce, e contro Dio non c'è potenza che valga. E l'anima, mentre vive in questo volere divino, viene rivestita di una luce simile a colui in cui vive, tanto che anche in cielo risplenderà più di tutti gli altri, così da essere agli stessi santi occasione di maggiore gloria. Ah, figlia mia, pensaci un po' che ambiente di pace, di beni, contiene la sola parola volontà di Dio. Già solo che l'anima pensi di voler vivere in questo ambiente, già si sente cambiata. Sente un'aria divina che l'investe, si sente sperdere l'essere umano, si sente divinizzata, da impaziente, paziente, da superba, umile, docile, caritatevole, ubbidiente. Insomma, da povera ricca, già tutte le altre virtù sorgono a farle corona a questo muro alto che non tiene confine. Perché come Dio non tiene confine, così l'anima resta sperduta in Dio e perde i confini propri ed acquista i confini della volontà di Dio. Ecco, cominciamo alla grande la meditazione del settimo volume, il primo e il terzo capitolo, penso che cogliamo immediatamente l'importanza, la bellezza e la profondità del messaggio che trasmette. È bene notare, mano a mano che ci si avvicina alla conclusione dei primi 10 volumi, che sarà anche la conclusione di questo primo blocco di meditazione sugli scritti di cielo, che si chiama appunto Come ci si prepara a vivere nel regno della Divina Volontà. E dicevo, è bene notare come il Signore ogni tanto aumenta la frequenza con cui si riferisce esplicitamente, ecco, al mondo della Divina Volontà, all'ambiente, oggi lo chiama, della Divina Volontà, no? E cominciando a elevare e introdurre l'anima verso quel discriminante, verso quel surplus, e rispetto alla
come dire, concezione classica, diciamo, della volontà di Dio, qualcosa di estrinseco a noi, ovviamente inerente a quell'essere supremo che è il nostro Dio e che si manifesta a noi, appunto, come un altro da noi, per dirci cosa vuole che noi facciamo. E noi, chi vuole, ovviamente, chi comprende che questo è il cammino della vita, faticosamente si incammina per quelle vie. Chi conosce, comincia a conoscere un po' gli scritti di Luisa, sa che vivere nella divina volontà presuppone questo, ma va oltre, molto questo. Perché la divina volontà diventa un possesso dell'anima, come Gesù spiega, un ambiente in cui si vive, una casa, d'accordo? Ecco. E quindi la percezione, la comunicazione di questo fenomeno spirituale, certamente misterioso ma vero, trasmette una serie di sensazioni, come dice anche Gesù, non illusioni, ma sensazioni poi evidentemente verificabili, riscontrabili nella concretezza della vita, molto molto concreta, ecco, che bisogna farne esperienza, come diceva la buona Santa Teresa, per rendersene conto appena. Teniamo sempre presente, certamente noi dobbiamo, possiamo e dobbiamo meditare. Ripeto, come diceva la buona Santa Teresa, e questo lo diceva anche per le forme più comuni e ordinarie di orazione, soprattutto per l'orazione mentale, cioè, quando si parla per esempio dei diletti che il Signore dà nell'orazione mentale, cioè se uno non si mette a fare l'orazione mentale, e non arriva, perché certamente arriverà il giorno in cui il Signore gli fa gustare la bellezza della preghiera profonda, non capirà mai niente, d'accordo? Questo è chiaro, questo qui, no? Queste sono tutte quante meditazioni che chiamano, come ogni meditazione, in causa poi la libertà della persona che sceglie di addentrarsi e di inoltrarsi in questo cammino dove tutto è luce, ecco, e non ci sono ombre di tenebre. Ecco, dove tutto è santità e non c'è ombra di vizio, dove tutto, ecco, tornando così andiamo subito a entrare nel merito del primo importantissimo che vi ho detto, dove tutto è ordine e non disordine, dove tutto è il contrario esattamente della confusione. In Dio la confusione non c'è, in Dio c'è la chiarezza, in Dio il disordine non c'è, ma c'è l'ordine supremo, l'ordine assoluto, no? Allora, qui Gesù parla, è uno dei tanti punti in cui lo fa, di una importantissima virtù, che è la costanza. Costanza che in altri punti, per esempio c'è un'ora della passione in cui Gesù parla della fermezza, è la stessa cosa, cioè. Ricordo sempre, l'ho già detto altre volte, però, come diceva noi romani, ripetita iuvant, o plura non nocent, come si preferisce, insomma. E la costanza è quella parte della fortezza che consente di proseguire senza titubanze il cammino, nonostante le difficoltà che si incontrano. Mentre la perseveranza, leggermente differente, perché consente di proseguire il cammino nonostante l'usura del tempo, quindi il fatto che ogni giorno si ripetono sempre per certi aspetti le stesse identiche cose, a tempo indeterminato, tra l'altro, perché la perseveranza finisce con il termine della vita terrena. Quindi la costanza fa superare le difficoltà che inevitabilmente sorgono. Dove sorgono? Qui Gesù fa alcune spiegazioni. È una delle rare volte in cui parla negli scritti dei demoni, non ne parla quasi mai, perché, come dire, la teologia e la spiritualità di questi scritti, evidentemente non ignora l'esistenza del demonio, non possiamo, non dobbiamo ignorarla, dobbiamo assolutamente, come dire, credere fermamente nell'esistenza sia del demonio che degli angeli ribelli, nella sua azione ordinaria che consiste nel tentare l'uomo al male. E anche evidentemente, ma questo è argomento che esula completamente da queste meditazioni, nella sezione straordinaria si vede qualche cosa di quello che ha fatto a Luisa,
e Colazione straordinaria nei primissimi volumi, quando la tentò in maniera terrificante, insomma, no? Nei primi tempi del suo itinerario mistico. Però se ne parla poco, perché qui l'attenzione tende ad essere spostata, a mio avviso molto opportunamente, se non ricordo male anche Papa Francesco in uno dei suoi interventi recenti, dove sta parlando comunque molto del diavolo, però fa anche presente il fatto, dice sì, il diavolo sì, però siamo noi che gli apriamo la porta. Questo non dobbiamo dimenticare, perché il diavolo può tentarci, ma non può costringerci, non può obbligarci, non può operare in noi senza di noi, non può operare addirittura contro di noi usando la nostra volontà, assolutamente. Ecco. Quindi, allora, dove trovano questi spazi, no? Allora, gli spazi sono esattamente trovati nelle zone d'ombra. Noi dobbiamo tenere presente una cosa, Gesù dice, fa questo esempio, la nostra anima ha un inizio, d'accordo? Perché siamo stati creati, noi non siamo eterni come il Padre Eterno, ma non avrà fine perché l'anima umana, questo ogni tanto fa bene a ripensarci, è immortale, noi passeremo per sorella morte, ma l'anima nostra non può morire. Che uno ci creda o non ci creda, faccia quello che vuole, d'accordo? È proprio il fatto che non può morire al termine della vita terrena, quando appunto si rende l'anima a Dio. Poi come dire, si imbracciano le tre possibili direzioni ordinarie, che sono inferno, purgatorio e paradiso, che esistono tutte e tre. Qui Gesù ne parla esplicitamente di una, no? Cioè del purgatorio. Però dice, l'anima sarà immortale, quindi bisogna che imiti l'eternità di Dio, che è immutabile in se stesso. Dio non cambia. Dio non è che un giorno è santo e misericordioso e giusto e l'altro il giorno dopo non è giusto, è peccatore o è vendicativo, insomma, no? No, ecco, Dio rimane lo stesso, d'accordo? Questo rimanere lo stesso non dobbiamo concepirlo come una cosa negativa e noiosa, perché per noi mortali rimane, quando abbiamo sempre la stessa cosa ci annoiamo, ma rimane lo stesso proprio esatto esattamente nel suo essere immutabile, che lo rende assolutamente stabile in tutte quante le sue caratteristiche e attributi. Così anche noi, e questo è una cosa che dobbiamo metterci bene in testa. Quindi non serve fare un exploit di un giorno da leoni, d'accordo? Da leoni spirituali, dove questo giorno mi impegno, sono paziente, sono umile, ubbidiente, e poi il giorno dopo ricomincio con l'impazienza, la superbia e i capricci. Perché questa situazione di fluttuazione interiore crea problemi. Lui mescola luce e tenebra, nero e bianco, ed è disordine e confusione, generando uno stile del tutto dissimile dal suo creatore. Noi dobbiamo, per esempio, tenere presente alcuni termini chiave che sono l'ordine e l'assenza di confusione, che sono i sintomi del nostro ben operare all'interno della vita nel divin volere. E quando dico ordine, dico, essendola una delle cose più semplici da tenere sotto controllo, dico anche ordine esteriore, ordine nelle nostre cose, ordine nelle nostre case, ordine nella nostra persona, ordine nel nostro modo di vestire, ordine nei nostri strumenti di lavoro, ordine nella nostra giornata, d'accordo? Non vivere a casaccio, ecco. Proprio tutto questo contorno, perché favorisce la virtù della costanza, no? Perché io posso dire ordine nel mangiare, ordine nel bere, cioè questo abbiamo una montagna di ausili e di conforti, no? Cioè, abbiamo la camera disordinata, ah no, adesso non mi va dopo, no, adesso mi va subito. Se io faccio un atto di questo genere, capiamo subito che la virtù della costanza si accresce, viene alimentata. C'ho un certo programma di vita spirituale, no, questo oggi non mi va. No, no, questo oggi mi va e come? D'accordo? Cioè, anche le cose più umane, meno spirituali, concorrono non poco alla formazione di questa importantissima virtù. Cioè, che poi diventa veramente, come dice Gesù, è una spada che mette tutto in fuga, che
Perché se io acquisisco l'habitus della costanza, cioè se capisco che una cosa è buona, intraprendo, mi do un obiettivo, lì io marcio e ci arrivo e non mi importa niente, le difficoltà si affrontano e si superano, non mi va, me lo faccio andare per forza, cioè non è tanto, tanto, tanto difficile. Voglio prendermi un gusto straordinario in un giorno in cui non l'ho previsto, non me lo prendo, cioè gli dico di no. Quindi la sola costanza, dice Gesù, fa stare tutto a posto e le passioni si sentono morire, perché le passioni sono dei moti, per chi non dovesse capire questo termine, non è difficile, pasco in greco significa subire, la passione non è un atto di volontà, cioè a me mi prende uno schiribizzo, mi prende una passione di superbia, quindi mi viene da... Mi incarognisco, se sento un rimprovero, dico, mo gliene dico quattro. Non è che ci sto pensando. La sento nascere dentro di me, così come dell'ira, così come dell'invidia, della stessa lussuria, anche se sono modi più bassi. Allora, se la mia anima è sotto il timone della costanza, e qui le passioni hanno poco che da sorgere, appunto. Mi sorge un atto di così, mo mi magno sta cosa così perché mi gira. No, no, e tu le tieni a briglie le passioni, così che si cresce. Perché la costanza? Perché in quel momento quella cosa è una difficoltà, d'accordo? È una tentazione. Ecco perché la costanza fa superare gli ostacoli, i problemi, ed è molto importante. Cosa succede a chi fa questo qui? Gesù fa grandi promesse, eh. Cioè, lega le virtù in modo che si sente da esse carezzata continuamente, le lega le virtù, capite? Quindi le mette al sicuro. E attenzione, il fuoco del purgatorio, niente lavorerà. Cioè, molta gente dice: voglio andare in purgatorio. Bene, non voglio andare in purgatorio. Ecco qua, ecco la ricetta. Con la costanza, Gesù dice: con la costanza, con la costanza, perché tutte quante i nostri disordini interiori, che sono appunto. Ciò che ci faranno stare per forza in purgatorio, d'accordo? Sono tutti quanti domati da questa importantissima virtù. Si badi anche nel corso degli scritti quante volte Gesù fa riferimento a questa importantissima virtù. Ecco, nel capitolo secondo, che possiamo meditare proprio en passant, Gesù fa riferimento alla sicurezza che ha chi lavora con Gesù, cioè assecondando gli impulsi della grazia e quindi compiendo con lui, come diciamo nella messa, no? Per Cristo, con Cristo e in Cristo, ogni sorta di opera buona. Chi vive così qui, Luisa fa riferimento al problema castighi. C'è ancora molta gente che ogni tanto si agita, sì. Cioè non c'è niente mai, non ci sta mai niente di cui agitarsi. Cioè, quando uno vive in grazia di Dio e con un profondo spirito di preghiera, non c'è mai niente da temere, niente di cui essere preoccupato. Si deve preoccupare di queste cose, e deve avere, come dire, una sorta di timore di Dio, non chi prova a vivere come suo figlio, ma chi vive lontano da Dio come peccatore impenitente. D'accordo, non certamente, questo lo spiega anche Gesù, no? Nelle parabole evangeliche, anche durante la Santa Messa di ieri, no? Dice, se uno sta servendo il Signore e fa una vita buona, che il padrone torni a mezzanotte, la mattina, non c'è nessun problema. Il problema ce l'ha chi si comincia a ingalluzzire e comincia a mangiare, bere, a percuotere gli altri servi e ubriacarsi. Allora quello sì che deve averci paura. Perché il padrone di casa verrà nell'ora che meno se l'aspetta e lo punirà con rigore, dice Gesù. Quindi, ma per gli amici di Dio non esiste il timore servile, meno che mai la paura, ecco, di Dio o dei cosiddetti castighi o cose del genere. Ecco, veniamo infine a volgere lo sguardo, ecco, su questo bellissimo ultimo capitolo dove spiega, c'è un'immagine, no? La vita di una persona che tende alla santità, quindi che pratica le virtù, è descrivibile come una fortezza, d'accordo? E quindi una fortezza circondata da un muro, cioè chi ha visto, insomma,
I castelli, come sono fatti, vedrà insomma che hanno delle mura abbastanza fortificate, più o meno alte a seconda insomma della consistenza, insomma della significatività, dell'imponenza del castello. Mura alte, un tempo quanto più erano alte le mura, tanto più è difficile espugnarlo il castello, no? Ecco, però dice chi vive nella volontà di Dio. Questo muro è talmente alto e profondo che non si trova né la profondità né l'altezza ed è tutto di oro puro e massiccio, non soggetto a nessun malanno. Perché essendo questo muro nel volere divino, cioè in Dio, Dio stesso lo custodisce. E contro Dio non c'è potenza che valga. Questa è una cosa che bisogna averla in parte cominciata a vivere per poterla comprendere. La luce di cui si viene rivestiti, per esempio, quando si vive in questo volere divino, no? E Gesù dice: attenzione, questa luce, luce si intende tutto quanto, anche la noi lo si vede, per esempio, luce significa conoscenza sempre più vera, sempre più amorosa, sempre più intima di Dio, maggiore discernimento nella vita, maggiore conoscenza di se stessi. In verità, d'accordo? Questa è un'altra cosa che bisogna viverla per, cioè la conoscenza di se stessi, che dice, ma conoscere se stessi che cioè, dovrebbe generare tristezza, angoscia. Quando è vissuta nella divina volontà non è così. Non è così, perché ti porta a una profonda verità di te stesso, dove tu vedi anche tanti meccanismi a volte inconsci, subdoli, che ti hanno magari guidato in una certa azione, però vivi questo, difficile spiegarlo a parole, insomma, perché Santa Teresa anche dice che queste cose, quando non sono vissute, difficilmente riescono a essere comprese. Comunque, ci provo un attimo, cioè si vive questa cosa dentro l'ambiente dell'amore di Dio. Quindi tu vivi questa cosa come una percezione di ciò che Dio da sempre sapeva, te ne rende partecipe non per giudicarti o per condannarti, ma semplicemente per farti comprendere alcune cose in vista del bene, perché tu le sappia, le veda bene, ti regoli di conseguenza e impari anche quella grandissima cosa che è fondamentale nella vita, nella divina volontà, che è diffidare di te stesso e dei tuoi pareri e della tua volontà e affidarti molto di Dio. Questi sono tutti quanti processi interiori che bisogna viverli per comprenderle. Così come quel senso di sicurezza che si avverte, perché quando si entra nella divina volontà uno non ha più quel senso di inquietudine, a volte anche, come dire, di timore, dice, ma che bello, però domani potrebbe, cioè, Signore mio, ecco, tienimi le mani sulla testa. Sì, si ha questa percezione che se fossimo, come dire, lasciati a noi stessi, finisce subito tutto. Ma si ha anche la percezione che non saremo mai lasciati a noi stessi, e quindi che non finiranno mai alcune cose. Ecco. Poi Gesù dice: bene, pensa semplicemente all'ambiente, no? L'ambiente di pace, di beni che contiene la sola parola volontà di Dio. Questo è un esercizio che bisogna fare. Prova a pensarci, vivere nella volontà di Dio, cioè in questo mondo dove è tutto divino. In questo mondo dove nulla lo può alterare, nulla lo può cambiare, nulla lo può espugnare, nulla può togliere la felicità che da questo mondo proviene, no? Allora Gesù dice: solo che pensi di voler vivere in questo ambiente, quindi non occorre esserci già entrati, ma tu pensi intensamente questa cosa, nella preghiera ovviamente, e anche qui chi ne fa l'esperienza lo vede questo. Già si sente cambiare, sento un'aria divina, aria santamente nuova, percezione di trovarsi dinanzi a qualcosa di più grande di quello a cui siamo abituati, di diverso. Se si sente sperdere l'essere umano, si sente divinizzata. Dice, ma come io sono questa sorta di vermiciattolo di terra che sono un disastro assoluto, eppure sì. Percepisce, dice, ma come, io sono tanto impaziente. No, sono paziente.
Ma io sono sempre stato un superbo, un arrogante, un orgoglioso, uno che tratta male il prossimo. No, umile, docile, caritatevole, obbediente. C'è proprio questa percezione, c'è proprio questa, questa risonanza, cioè che stai dinanzi all'altro e quest'altro è tuo, può essere tuo. Non è un qualche cosa che sta semplicemente fuori di te, tu dici, che bello sarebbe, però io purtroppo mi ritrovo col mio pugno di mosca in mano e col mio nulla tra i piedi. No, no. Tu dici, come facciamo? E qui torniamo sempre, no? La prima cosa sono le conoscenze della divina volontà, la seconda cosa è il volerci entrare, la terza cosa, come sempre, è cominciare a prendere sul serio in tutto il voler divino, la rettitudine di intenzione, fare le cose per Gesù, imparare a conoscere e a smascherare tutte quante le false motivazioni con cui agiamo, cominciare a compiere gli atti nella divina volontà, fare l'atto preventivo, l'atto di fusione, l'atto attuale, i giri. Faccio soltanto un esempio veloce perché in tante catechesi, insomma, abbiamo approfondito questi punti, no? E qui la meditazione si ferma perché poi questa deve essere ovviamente personalizzata da parte di ciascuno di noi, alla luce sempre di questo grande criterio. Qui bisogna, come si dice nel parlare comune, provare per credere, farne esperienze. Perché se non si fanno esperienza di queste cose, si rimangono sempre un pochino lontane da noi. Certamente quando un cuore è aperto, già che le sente queste cose, avverte, insomma, interiormente un senso di gioia e di benessere profondo perché si rende conto, diciamo, magari si potesse vivere in questo modo. Ecco, facciamo sempre in modo che a questo, diciamo, ecco, desiderio, ottimo desiderio, ecco, succedano poi, seguano poi pii e salutari propositi, ecco, di viverlo e di metterlo in pratica, perché non è cosa né troppo difficile né impossibile. Basta volerlo seriamente, crederci seriamente e cominciare ad operare seriamente per entrare in questo ambiente tutto divino. O Santa Vergine Maria, ecco, chiediamo sempre il tuo aiuto e la tua intercessione, innanzitutto per comprendere l'importanza delle cose che Gesù ci trasmette e anche l'urgenza, ecco, di tradurle in pratica della nostra vita. Quanto abbiamo meditato sulla costanza deve diventare il nostro pane quotidiano, anche alla luce dei molti modi con cui noi che abbiamo a disposizione per favorire la crescita e la stabilizzazione di questa importantissima virtù. Ecco, poi è nostra esperienza di chi ti conosce, che appena ci si accosta anche a te si avverte subito quest'aria divina, cioè nella assoluta vicinanza e creaturalità che ti caratterizza, cioè chi ti conosce ti sente come una di noi, però al tempo stesso emerge questa pregnanza divina che caratterizza la tua persona, ecco, tale, ecco, da aver indotto molti santi a chiamarti la Divina Maria, la divina nel senso di divinizzata, nel senso di perfettamente umana, ma come noi, ma talmente divinizzata, ecco, da dare questa percezione, ecco, di trovarsi dinanzi a qualche cosa di stupendamente immenso. Questo
Noi sappiamo che potrebbe diventare la nostra realtà con il tuo aiuto, anche la nostra realtà. In una vita assolutamente comune e ordinaria, ma ammantata di questo habitat tutto divino. Aiutaci a percorrere questa via che tu hai percorso per prima e che è indubbiamente quella che tu auspichi, caldeggi, prediligi per tutti coloro che ti sono fedeli e devoti, perché è stata la tua unica e perfetta forma e stile di vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave, Maria.